È stata la mostra dei cooking show, uno su tutti quello del vincitore di MasterChef, Valerio Braschi. È stata anche la mostra della partecipazione, con un moto raduno da record. È stata anche la mostra che ha fatto crollare il muro del campanilismo, tema che l'amministrazione porta avanti da tempo e che si è concretizzato con un gemellaggio culinario, che ha visto il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gianalberto Luzzi, e quello del comune di Pietralunga, Mirko Ceci, sfilarsi amichevolmente ai fornelli, messi a disposizione da Officine Fanesi, che è stata vinta in parità. È stata anche la mostra delle green, della cultura, con tante letture, una mostra per bambini con tre weekend che hanno visto la trasformazione di Piazza Pio XII in un mondo incantato con i professionisti del paese dei balocchi. Una mostra che ha fatto riscoprire l'identità e la bellezza del nostro territorio, partendo dalle nostre tradizioni, ha spiegato il vice sindaco e assessore al tartufo Romina Rossi. Per rimanere in tema di tradizioni e salutare l'ultima domenica della mostra, ci hanno pensato gli oltre 100 espositori che nella giornata di domenica hanno invaso Corso Garibaldi, ma anche Via 20 Settembre, Piazza Umberto I, Piazza delle Erbe e Piazza Pio XII e tutte le vie del centro storico, oltre agli stand della fiera. Profumare Corso Garibaldi ci hanno pensato i commercianti di tartufo nell'accogliente cornice offerta dalle casette di legno della Wonder Horse. L'ultimo weekend ha visto protagonisti gli chef in due distinti cooking show. Ad aprire le danze è stato Gianluca Passetti del ristorante Il Gatto e la Volpe di Pergola, che alle 11 ha deliziato i presenti con due preparazioni, una a base di baccalà e l'altra a base di carne secca. A seguire poi nel pomeriggio Gilberto Cianfaglione di Street Drink e di H Group con un suo chef, che hanno proposto un gustoso modo per festeggiare la chiusura della mostra, ovvero sia un cooking show che ha visto l'abbinamento tra cocktail e tartufo.